politica o chi amministra, un altro concetto importante. Io non so se le mie sfide sono catalogabili nelle sfide cosiddette temerarie o spregiudicate. Questo la storia, il tribunale della storia poi lo stabilirà. Se oggi ho amministrato finora 5 enti territoriali, ci sarà un motivo e soprattutto sto venendo, e sono venuto apposta perché ho preso questo impegno, sono venendo da Monza, dove abbiamo lanciato un'altra sfida, altro che temerario, impossibile, ma la stiamo portando avanti perché il progetto sul quale stiamo lavorando è un progetto molto ambizioso e che vedrà dalle europee un momento di sdoganamento definitivo. Progetto che è partito nelle autonomie locali. Io sono stato sempre uno struziano e oggi ho maturato un'esperienza ben precisa che è frutto della mia testimonianza. Stare in trincea è, come dicono sempre, avere statisti di frontiera, perché ne abbiamo troppi statisti o presunti tali che stanno nei salotti o nei salotti romani, come diciamo sempre. Poi il baluardo della democrazia veramente si misura sul territorio, dove il patto tra il cittadino e lo Stato realmente si verifica quotidianamente. Quello è il sindaco, con tutto il rispetto. Cosa ho maturato in queste mie esperienze escoribande politiche e amministrative, e ho avuto la fortuna appunto di mettere in pratica quelli che sono principi o anche teorie che noi cerchiamo di studiare su libri, poi nella pratica cambia molto, perché la differenza la fa poi l'individuo che cerca di interpretare in modo concreto i principi. Io oggi ho maturato questa idea proprio in relazione all'ultimo argomento che stavate trattando, l'autonomia. Io non sono contro l'autonomia, sono contro il bluff dell'autonomia di Calderoni, che è un'altra storia. Domani volevo andare a Pontida e Matteo Salvini me l'ha impedito. Volevo andare a Pontida. Sì, si è scomodato anche con un comunicato, una dichiarazione, quella abbastanza forte, mi ha detto, siccome io lo insulto sempre, poverino, e allora lui non può accogliermi a Pontida. Quindi è stata una sorta quasi di anatema nei miei confronti. Cosa volevo portare a Pontida, oltre ai cannoli siciliani, il cannolo del sindaco che l'ho brevettato io, e lo so fare solo io, l'ho fatto ieri mattina nella trasmissione alla proprio tele Lombardia, avevo portato il ponte sullo stretto di Messina con le costruzioni di Lego e lo statuto di autonomia della Sicilia. Perché? Partendo dall'ultimo tema, noi oggi dobbiamo prendere atto di un fatto, che quella che è stata realmente una forma di Stato, prefigurata intanto in termini decentrati, col principio di sussidiarietà, che è stata prefigurata già nel 1919 da Luigi Sturzo, perché è stato realmente il soggetto che poi ha messo in pratica politica pensieri che rispetto agli stati assolutisti ai quali eravamo abituati ha lanciato una provocazione e rivoluzione nello stesso tempo. Nasce quindi il regionalismo, nasce in modo sbagliato, perché il compromesso che nella fase costituente è stato definito sulle regioni non è stato altro che il trasferimento nella Costituzione di quello che erano i dipartimenti amministrativi che avevano un'altra finalità. Le 20 regioni sono quelle, al di là delle 5 regioni a statuto speciale. Quindi nessuna motivazione socio-economica ha caratterizzato la nascita delle 15 regioni a statuto ordinario. Questo ovviamente nel tempo, e
quanto tempo è passato. Lo Stato non è che ha riconosciuto subito il principio regionalistico. Abbiamo dovuto aspettare gli anni 70 per avere i primi provvedimenti. E che tipo di provvedimenti? Poi abbiamo dovuto aspettare gli anni 90 per il principio di sussidiarietà anche verso i palazzi municipali. Tutto questo, che ormai fa parte della storia e che servono così per le riflessioni, per le sedute spiritiche, traduciamoli oggi in termini concreti, pragmatici. Qual è la mia esperienza? Oggi io vedo la necessità di uno Stato federale, realmente federale, che tenga conto però di alcuni elementi. Il primo è che non è pensabile che si creino 20 sistemi in Italia con 20 sistemi di regole diverse, come sta prefigurando Calderoni, perché i primi che ci sputeranno in faccia sono il sistema imprenditoriale, il quale non può avere delle regole in Lombardia diverse rispetto a quello del Piemonte, rispetto a quelle del Veneto. E paradossalmente ho dovuto rivalutare Bossi, l'elemento che ha fatto incazzare Salvini, perché detto chissà Bossi oggi che ne pensa del Salvini salottiero. È usata una frase abbastanza forte,